Amsterdam, Olanda e Portogallo, due delle quattro semifinaliste dei campionati europei del 2000. Le due squadre più in vista del gruppo 2, due squadre che nelle prime due giornate hanno messo insieme entrambe quattro punti, sono alle spalle dell'Estonia, ma è una circostanza assolutamente episodica e occasionale. Infatti l'Estonia ha avuto fino a questo momento come unico merito quello di battere nel corso di due partite Andorra. Olanda e Portogallo hanno avuto sostanzialmente risultati analoghi. L'Olanda ha pareggiato in casa e vinto in trasferta. L'Olanda ha pareggiato in casa contro Eire 2-2, ha vinto in trasferta contro Cipro 4-0. Il Portogallo prima ha vinto in trasferta contro l'Estonia 3-1, poi ha pareggiato in casa contro l'Eire 1-1. Le formazioni: Portogallo con Kim in porta, in difesa Jorge Costa, Dimas, Segretario e Fernando Couto, a centrocampo Vidigal, Bigno, Rui Costa, Sergio Conceição, Figo vicino, all'unica punta di ruolo Pauleta. Ecco Sergio Conceição che ha dato il là con un suo tiro dalla distanza alla rete del provvisorio vantaggio del Portogallo contro l'Eire, poi è arrivato il pareggio degli avversari. L'Olanda, eccola, Van der Sar in porta, Melchiot, Frank de Boer e Reitziger in difesa, a centrocampo Cocu, Van Bommel, Overmars, David e Zeedorf, Kluivert e Wilfred Bouma, là davanti di punta. Questo è lo schieramento di Van Gaal a Rotterdam, inquadrato Mario Melchiot, giocatore convocato da Van Gaal dopo la partita di Cipro per l'infortunio di Riksen. Mario Melchiot dunque in campo fin dal primo minuto. Partiti, Portogallo in possesso palla, la squadra allenata da Antonio Oliveira è piaciuta contro l'Eire, ma non ha raccolto in proporzione a quanto costruì. Jorge Costa lascia scorrere per Dimash, difesa rigorosamente a 4, c'è Segretario in linea con i difensori. Luis Figo giocherà al fianco di Pauleta, cercherà di stare il più vicino possibile all'unica punta di ruolo della squadra portoghese, che ha rinunciato a João Pinto, ha rinunciato a Sapinto per mettere in campo Pauleta e Luis Figo nei pressi. David, approssimativo il controllo, Bigno e Luis Figo addosso al giocatore della Juventus, commettono fallo, calcio di punizione Olanda con il direttore di gara, l'inglese Paul, nei pressi dei protagonisti. Fallo nettamente subito da David. Ecco gli olandesi che impostano. Olanda e Portogallo sono state le due semifinaliste perdenti dei recenti europei. Portogallo, dopo polemiche a non finire contro la Francia, polemiche che tengono ancora lontani dalla nazionale per squalifica giocatori come Nuno Gomes e Abel Xavier, mentre l'Olanda ai calci di rigore ha perso contro l'Italia, dopo essere rimasta in campo per un'ora con un'unica punta, Patrick Kluivert, nonostante la superiorità numerica sugli azzurri per l'espulsione di Zambrotta. Frankie Rijkaard ha dunque lasciato dopo gli europei, al suo posto Luis Van Gaal, risultati contraddittori in avvio. Olanda che non era piaciuta agli europei, neanche nelle partite precedenti rispetto a quella con l'Italia. Olanda che forse era piaciuta soltanto nel quarto di finale con la Jugoslavia. Qui intanto un contatto, David Bigno, fallo commesso dall'olandese. Gestione Van Gaal contraddittoria, alla sua sinistra l'inseparabile Ruud Krul. Infatti l'Olanda ha pareggiato in casa contro l'Eire e perdeva 2-0, è riuscita nel finale ad andare sul 2-2. Poi la squadra di Van Gaal contro Cipro ha segnato il primo gol soltanto dopo un'ora di gioco grazie a Zeedorf. Avanza Cocu, lancio in profondità per Kluivert, se la deve vedere con Dimash, Jorge Costa. Kluivert riesce comunque ad andare in possesso palla, serve Melchiot, circolazione di palla, Davids, si muove Reitziger, cerca di raggiungerlo Davids, devia con la schiena Luis Figo, prova a intervenire anche Vidigal, commette fallo, calcio di punizione Olanda. Prime battute di gioco a Rotterdam nella gara fra le due squadre che vanno per la maggiore nel gruppo 2. Cocu, il suo passaggio per il tocco di Van Bommel, avanza Overmars che se la deve vedere con Dimas, Overmars, area di rigore, Overmars, Zeedorf, il tiro di Zeedorf deviato, Kim prova a tenere palla in campo, c'è calcio d'angolo per l'Olanda. Impassibile Van Gaal, valutazioni, commenti, analisi in panchina, analisi estemporanee come quelle che possono essere fatte a caldo, a ridosso del campo di gioco subito dopo un'azione. La nostra è una sintesi molto ampia sia del primo che del secondo tempo. Rui Costa,
Abbiamo visto un Rui Costa splendido nella gara contro l'Eire. Luis Figo, possesso palla del giocatore del Real Madrid, che affronterà tra poco più di una settimana la gara fra Barcellona e Real Madrid al Nou Camp. Attenzione al Portogallo, pericoloso Sergio Conceição, gol! Vantaggio Portogallo all'11esimo. Sergio Conceição è un giocatore estremamente prolifico con la maglia della sua nazionale. Ricordiamo tutti le 3 reti alla Germania degli europei, ha segnato contro l'Eire, segna contro l'Olanda. Un sasso Van Gaal, non si muove. Splendida la palla di Pauleta, bravo Pauleta, bravo Sergio Conceição a incrociare. È stato l'attaccante del Bordeaux a intuire quale poteva essere il movimento di Sergio Conceição e a servirgli un pallone delizioso. Splendido l'assist di Pauleta, bravo Sergio Conceição che trafigge Van der Sar. 1-0 Portogallo, dunque seconda partita in casa dell'Olanda nel girone di qualificazione ai mondiali e seconda partita consecutiva nella quale l'Olanda va sotto di un gol. Frank de Boer, il capitano, studia la situazione, serve Reitiger, prova ad avanzare. Ancora Kluivert, cerca di dare dentro per Bouma, in scivolata, chiude bene, Secretario, esperto giocatore del Portogallo, Secretario, uomo di contenuti, giocatore senza fronzoli. Adesso c'è un calcio d'angolo per l'Olanda, un momento particolarmente delicato per i padroni di casa, che sono sotto di un gol, questa volta contro una squadra che sul piano del blasone, del prestigio e delle individualità è sicuramente superiore a lei. Fallo commesso ai danni di Quim da parte di Mario Melchior. Rivediamo il cross di Seedorf, messo fallo ai danni del portiere portoghese, c'era Reitiger nei pressi pronto a intervenire. Azione fermata, calcio di punizione a favore del Portogallo. Ecco il rilancio di Quim in una zona nella quale Pauleta prova a disturbare l'intervento di Cocu. Rilanciano gli olandesi, colpo di testa Secretario. Antonio Oliveira è solito ricorrere ad un'altra mossa quando il Portogallo gioca in proiezione più offensiva, mette Sergio Conceição sulla linea dei difensori per avere un laterale in più all'impostazione. Intanto occasione Olanda, qui allontana Sergio Conceição. Invece in questa gara nella quale il Portogallo sta molto attento a quello che accade in campo, Portogallo non chiuso ma saggio, questa gara Secretario sulla linea dei difensori e Sergio Conceição leggermente più avanti. Sergio Conceição che in questa gara viene schierato a sinistra e non a destra, sua fascia abituale di riferimento. Avanza Reitiger, in copertura anche Luis Figo, che sta per tornare al Nou Camp in Barcellona Real, in derby di Spagna. Figo è visto come un traditore a Barcellona, tutte le maglie con il suo numero e il suo nome sono state cambiate dai tifosi, sono state appositamente organizzate le modalità per sottrarre alle maglie azzurrana con il nome di Luis Figo le lettere che compongono il suo nome. Qui Luis Figo, che non ha attraversato un buon periodo inizio di stagione, si trova alle prese e alla vigilia di un appuntamento quanto mai importante e pressante dal punto di vista ambientale, psicologico e personale. Jorge Costa all'indietro, siamo oltre la metà del primo tempo qui a Rotterdam, sempre il risultato di 1-0, gol di Sergio Conceição all'11esimo minuto del primo tempo. Tocco di Pigno in una zona nella quale c'è Secretario, davanti a lui Bouma. Secretario appoggia sul suo compagno di squadra Pigno, ancora lui Costa. Ricosta in corso da Cocu, palla dentro, splendida per Pigno, il traversone, Pauleta tenta la volée, non la trova, sfiora il colpo del 2-0 Pauleta, sfiora il tiro al volo in grado di
perforare Van der Sar. Avanza ancora l'Olanda, quantomeno prova a farlo. Seedorf, splendido l'assist per Overmars. Arriva Jorge Costa, che per non correre rischi preferisce deviare in faro laterale. Ancora Seedorf dentro per Kluivert. Assiste l'Olanda. Seedorf in ottime condizioni di forma, lo si era già visto anche a Cipro, così come accade sull'altra sponda per Rui Costa. E qui prova a recuperare un altro pallone toccato da Davids. Secondo l'arbitro Paul non c'è fallo, si continua a giocare. Jorge Costa sottrae il pallone dall'area di influenza di Seedorf, superato anche Overmars. Portogallo, il lancio di Dimash in una zona nella quale c'è Rui Costa, costantemente inseguito da Davids, fatto personale fra i due. Davids animoso in questa fase della partita. Si allontana Rui Costa, il piccolo troppo, calmo, lucido, sicuro di sé. Quando un giocatore sta bene, si sente bene, non si fa coinvolgere in inutili polemiche. Passa sopra le provocazioni avversarie e pensa ai colpi con i quali fa fare salto di qualità alla squadra. Questa ci sembra nettamente la condizione psicologica di Rui Costa, che sta giocando divinamente in queste gare europee di qualificazione mondiale. Reitziger, fascia sinistra, il tocco è per Davids, appoggia all'indietro ancora per Cocu, lancio in profondità, Kluivert, tocco per Seedorf. Seedorf si libera dei Vidigal, deviazione di Fernando Couto, poi Dimash allontana il portoghese, recupera bene Luis Figo. Rui Costa non spreca un pallone. Dimash, grande buon anticipa, poi l'intervento di Rui Costa, ma il gioco era già fermo, era già intervenuto il direttore di gara. Calcio di punizione Olanda, fallo su Van Bommel, con il Portogallo nella sua metà campo. A terra Vidigal, a terra il giocatore portoghese, sull'1-0 per la sua squadra, per la sua nazionale passata, con Sergio Conceição. Portogallo prudente, Portogallo in ogni caso sa di partire e rendersi pericoloso. Rui Costa non ha giudicato positivamente la sua prestazione nella gara di sabato contro lei. Nell'ampia sintesi che abbiamo mandato in onda su Eurosport domenica, abbiamo visto tanti lanci, tanti assist, tanta continuità e tanta ispirazione nel suo gioco. Van Gaal e Crowley, Bouma di spalla, il giocatore del PSV Eindhoven, giocatore campione d'Olanda, giocatore che in coppia con Brutink sta cercando di non far pesare sulla squadra la perdurante assenza di Van Nistelrooy. Esce Vidigal, sempre primo tempo a Rotterdam, con l'Olanda pronta a battere questo calcio di punizione. Inquadrato Reitziger, va Davids, allarga sulla fascia sinistra per Reitziger ancora. Adesso si è spostato a destra con Seisau. C'è qualcosa nello schieramento portoghese che attende il recupero di Vidigal. Vidigal è rientrato in campo. Melchiot, il cross, Kluivert si gira e la parata di Quim. Ottimo movimento da parte di Patrick Kluivert. La spalla alla porta, si è girato, ha cercato di incrociare, ha inquadrato lo specchio, ma non ha angolato a sufficienza il tiro. Non era una palla col giro. Pauletta, chiusura da parte di Cocu, interviene il direttore di gara, fallo del portoghese, calcio di punizione Olanda, con Davids all'impostazione. Van Bommel, Overmars, si muove Seedorf, Overmars avanza, palla al piede, davanti a lui c'è Dimash, caratteristica l'azione di Overmars, la deviazione dell'ex juventino in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina Olanda, Marco Overmars. Quando è ormai in movimento, quando la sua azione va in velocità, lui butta il pallone avanti per sorprendere il difensore avversario e per alzare ancora di più la frequenza dei suoi passi, della sua corsa. Rilancio Olanda,
in una zona nella quale Quinn può recuperare. Servito Segretario, inquadrato invece Davids, restituita la palla a Quim, il lancio lungo del portiere portoghese, Pauleta, testa a testa fra lui e Davids, lo ha vinto sul piano della velocità Pauleta, ma secondo la terna arbitrale ha commesso anche fallo, dunque azione irregolare, calcio di punizione per l'Olanda. Pauleta ha in effetti allontanato Davids, Cocu parte da dietro, Cocu molto arretrato la sua posizione in questa partita. Davids attaccato da Sergio Consensao, ancora Davids, Seedorf, tocco per Van Bommel, Melchiot, l'ultimo dei convocati di Van Gaal in questa 4 giorni di gare europee per le qualificazioni mondiali. Kluivert, pallonetto di Kluivert per Overmars, area di rigore, finisce a terra Marco Overmars. Chiedono l'ammonizione dell'olandese per simulazione ai portoghesi, Overmars non protesta. Paul parla di contatto, di semplice contatto, contatto senza scorrettezze secondo lui. In effetti il contatto c'è stato, Overmars ha finito la sua corsa urtando Fernando Couto, tutto sommato corretta l'interpretazione del direttore di gara olandese. Overmars punta Dimash, c'è anche Vigno nei pressi, il cross allontana con Seisau. Testa di Davids per Seedorf, interviene Jorge Costa, palla molto alta, salta Fernando Couto. Il recupero olandese, Van Bommel per Davids. Davids allarga ancora per Reitziger. Reitziger punta Sergio Conceição dentro. Kluivert non raggiunge Reitziger, sfortunata l'Olanda. Tempestiva la deviazione della difesa portoghese. Fallo commesso ai danni di Cocu, ma si continua a giocare. Luis Figo e Pauleta, a terra Cocu, avanza Luis Figo, suo ex compagno di squadra del Barça, il tiro di Luis Figo, ha cercato il primo palo, è riuscito da una posizione difficile e con un avversario alle costole, è riuscito comunque a impostare una conclusione degna di nota verso la porta avversaria. Non è ancora il Luis Figo scintillante avevo visto ad esempio a metà della scorsa stagione, è un giocatore forse frastornato dai titoli, dalle voci, dalle presunte notizie, dalle indagini che ci sono state sul suo conto nel corso dell'estate, sta cercando di concentrarsi unicamente sul calcio e sul suo modo di giocare. Ancora Portogallo, Sergio Conceição con le sue conclusioni, viene sempre alta la soglia della tensione nella difesa olandese, sui suoi tiri e dai suoi tiri può nascere qualsiasi tipo di pericolo. Il piede caldo, intanto Cocu è ancora furente per il trattamento riservato di poco fa dai giocatori portoghesi. Ecco il giocatore azulgrana che serve Reitziger, compagno di squadra in Catalogna, i due, Reitziger inseguito da Segretario, servito Davids, il traversone a cercare Kluivert, troppo in profondità, devia bene Jorge Costa, prova a ripartire Luis Figo, forse ha toccato la palla con la mano anche se involontariamente. Davids protesta, va nei pressi del direttore di gara Davids, vediamo il suo intervento su Luis Figo, la palla persa, Luis Figo ha desistito dall'inseguirla e il direttore di gara ha concesso il calcio di punizione a favore degli ospiti. Ribattuto il calcio di punizione, il lancio di Jorge Costa, colpo di testa Melchiot, ancora un tocco di Overmars per lo stesso Melchiot, c'è Bigno ma viene servito Kluivert, la direzione di Jorge Costa, riecco Kluivert che allarga il gioco sulla fascia sinistra per Bouma, Bouma deve vedersela con Segretario, il suo tocco per Davids, quale chiama in causa Van Bommel. Si muove tutta l'Olanda, si scuote, tutti collaborano, tutti cercano di avvicinarsi all'area di rigore avversaria, Overmars. Il passaggio a Davids, avanza Davids, la conclusione deviata, Kluivert, Fernando Couto, allontana dalla propria area di rigore. Ecco il capitano dei portoghesi, alle spalle di Patrick Kluivert, rimessa in gioco Olanda. Kluivert, Davids, dialogano i due, si organizza la difesa portoghese. Reitziger punta Sergio Conceição, se ne va Reitziger, fascia sinistra, la palla
finisce fuori e c'è calcio d'angolo per i padroni di casa. L'Olanda che attacca, che si organizza, che arriva nei pressi dell'area di rigore avversaria, ma al momento di creare vere e proprie occasioni da rete sembra esserci un blocco, una sorta di barriera invisibile che divide l'Olanda dalla porta di qui. Non ci sono state clamorose occasioni da rete per l'Olanda dopo il gol di Sergio Conceição. Il Portogallo, che in pratica è stato in vantaggio per quasi tutto il primo tempo, ha segnato all'undicesimo con Sergio Conceição, e ormai siamo allo scadere della prima frazione di gioco. Si stanno giocando gli ultimi minuti. Quadrato Marco Overmars, un altro degli olandesi del Barcellona. Calcio lungo da parte dei portoghesi. A differenza di altri olandesi, però Overmars non è stato portato al Barcellona, non è arrivato al Barcellona per le scelte di Van Gaal, che era stato accusato di allenare non il Barcellona ma una sorta di Barça Ajax. Overmars invece è arrivato al Barça via Arsenal. Voluto dal nuovo presidente Gaspart e dal nuovo allenatore Serra Ferrer. Il segretario non raggiunge il pallone, non poteva obiettivamente farlo, parla molto in profondità, riparte l'Olanda. Tocco per Cocu, e lui il portatore di palla, non Frank de Boer. E adesso viene servito.